Il vostro impegno in parrocchia. Noi con Anna Rita proviamo ad animare un po' i canti della liturgia, a far partecipare i bimbi, comunità, assemblea, insomma, a rendere un piacevole e far pregare anche cantando, che dicono che è pregare due volte eh, le celebrazioni. Suono l'organo, l'organo Hammond che, abbiamo, che ho portato io perché è un po' una mia prerogativa visto che faccio tecnico di queste cose e abbiamo formato un gruppettino che è, diciamo abbastanza fedele anche se siamo molto in pochi, però facciamo del nostro meglio. E... Invece Roberto, oltre che accompagnare, aiutare nel canto,. Eh, farei fare la parte del catechista e lo facevo da tempo, tempo quando ero si era ragazzi e il fatto di poterlo rifare di nuovo è stato certamente ed è certamente un'esperienza sempre nuova in questo senso e anche proprio perché ti rapporti sempre con le nuove generazioni e nuove generazioni di animatori è bello insomma è, è il tempo che si può dare nel senso che, che fa sempre bene ecco, a se stessi soprattutto Oggi è il Vangelo del Buon Pastore. Tu dicevi il bello, Gesù, il bello. Sì, in questa quarta domenica del tempo di Pasqua la, la Chiesa ci ha proposto di, di ascoltare il, il Vangelo del Buon Pastore. Che però lo spiegavo ai bambini. In greco Giovanni usa un altro termine, kalos, che, che indica però la bellezza, eh, che non esclude la bontà, ma è molto più ampia o meglio, è una bontà che, che si esprime in termini, in termini di bellezza. E il Vangelo di oggi costituiva per me proprio questo grande invito a, a cercare la bellezza del volto di Dio, ad incarnare un frammento di questa bellezza nella nostra vita. E per il Vangelo di oggi la bellezza è una vita offerta, una vita donata, che solitamente sono le pecore che danno la vita per il pastore, mentre il Vangelo dice no. Io sono un pastore diverso, do la mia vita alle pecore e questa è la bellezza, è ciò che rende bella la nostra vita.